In questa lezione parleremo del perché l'osservazione è così importante per chi lavora in contesti multiculturali, in ambito sociale e in ambito educativo. L'osservazione si differenzia dal semplice guardare perché il guardare è qualcosa di occasionale che facciamo tutti quando camminiamo per strada, quando entriamo in un bar. L'osservazione invece è qualcosa che noi facciamo intenzionalmente per comprendere meglio un concetto, per comprendere meglio una situazione, per comprendere meglio il contesto in cui lavoriamo e per programmare in relazione a questa comprensione quello che faremo in futuro. I contesti in cui si lavora, i contesti multiculturali, i contesti sociali problematici, quando si lavora con situazioni di disagio, di differenze di vario genere, è importante avere un doppio sguardo, uno sguardo rivolto al contesto di cui facciamo parte come operatori e uno sguardo rivolto a se stessi. Quando noi osserviamo, infatti, osserviamo sempre da un punto di vista. Noi abbiamo un punto di vista che è il nostro, non si può non avere un punto di vista, perché c'è sempre un osservatore che osserva qualcosa e lo osserva in relazione a delle proprie idee, dei propri pregiudizi, e in questo senso il termine pregiudizio non ha una valenza negativa, ma ha a che fare con tutte le conoscenze che una persona ha rispetto al mondo, alle conoscenze, i valori, l'ideologia. Allora è importante sapere che non esiste un'osservazione oggettiva, soprattutto quando si osserva un contesto che è composto da persone, da esseri umani. In questo senso, quello che è possibile fare in relazione agli obiettivi dell'osservazione è ridurre i gradi di soggettività, cioè scegliere quali sono gli obiettivi per cui osserviamo e scegliere degli strumenti che permettono di raccogliere informazioni, essendo consapevoli che queste informazioni saranno soggette a una nostra interpretazione e sono soltanto una visione parziale di una realtà complessa. Quando osserviamo delle persone, quindi, e dei contesti, è importante anche avere un doppio sguardo, quello che Bateson chiamava visione binoculare, avere cioè uno sguardo rivolto verso l'esterno e uno sguardo rivolto verso l'interno, essere consapevoli momento per momento di quello che si sta provando, di quello che si sta pensando e delle proprie emozioni. I gradi di soggettività possono essere ridotti comunque da strumenti, che possono essere per esempio una checklist, cioè una lista di comportamenti osservabili in un determinato momento, oppure possono essere dei criteri di osservazione rispetto ad alcuni aspetti che si ritengono rilevanti ai fini di una comprensione di quello che sta accadendo. Si raccolgono dei dati che possono anche essere variegati, nel senso che l'osservazione si divide, ci sono diverse metodologie osservative che dipendono dalle differenti prospettive teoriche, dai differenti obiettivi e dagli strumenti che si scelgono per osservare. Nelle relazioni interpersonali l'osservatore è l'operatore stesso, quindi in quel caso la comprensione di quello che si sta provando e della relazione con l'altro, delle emozioni che si stanno provando e di cosa ci colpisce è fondamentale. Nei contesti più complessi o in situazioni e in attività, se noi vogliamo comprendere cosa succede all'interno di un'attività, se quello che abbiamo proposto funziona e perché funziona in un certo modo, se è efficace, se non è efficace, allora possono esserci diverse modalità di osservazione. L'osservazione, fra l'altro, suddivide in diversi modi. L'osservazione può essere occasionale, quando io osservo qualcosa per
per caso mi colpisce e la osservo di nuovo e sulla base di questo poi organizzo un'osservazione di tipo sistematico, cioè osservo un determinato fenomeno o una determinata situazione in maniera sistematica nel tempo, in modo tale da poter raccogliere dei dati nel tempo rispetto a un determinato fenomeno. Per esempio, una volta alla settimana all'interno di una determinata attività, mettiamo, si sta facendo un'attività di bricolage o di teatro, io osservo quello che succede sempre allo stesso orario e in maniera ripetuta e mi faccio un progetto di osservazione in cui ritengo di poter raccogliere una serie di dati che poi posso analizzare e che posso interpretare e mi do un tempo, per esempio in un mese osservo 10 volte la stessa situazione e cerco di capire se ci sono delle costanti che mi permettono di fare poi delle deduzioni per migliorare quello che posso proporre o per comprendere meglio quali sono i bisogni di una determinata utenza o come migliorare le metodologie che io uso nella relazione con determinati soggetti. L'osservazione può anche, si divide anche in osservazione diretta, che è collegata a quando la persona che osserva, in questo caso l'operatore, è presente direttamente nella situazione, oppure osservazione indiretta. L'osservazione indiretta è quella che fa uso di strumenti in assenza dell'osservatore, per esempio le interviste. Quando io intervisto qualcuno e gli chiedo quanti libri leggi in una settimana, per esempio, e la persona mi dice 1, io non sono lì presente mentre legge, sono assente, ma raccolgo l'informazione perché mi viene data dalla persona che sto intervistando. Quindi le interviste o i questionari che raccolgono le informazioni sono considerati dentro l'osservazione, ma in una cornice di osservazione indiretta. Quello che a me sembra più importante per il lavoro all'interno di contesti multiculturali è comunque sicuramente l'osservazione diretta. L'osservazione diretta che, come dicevamo, ha una funzione fondamentale dal punto di vista dell'operatore, perché è una parte di base per migliorare sia la comprensione dei contesti, delle situazioni, ma anche per migliorare le attività che si offrono e per crescere professionalmente imparando dall'esperienza. Questo rimanda ancora una volta all'importanza anche della riflessione che si fa sempre dopo un'osservazione. Riflettere su quello che è accaduto, sentendosi parte di quello che è accaduto, è uno degli aspetti fondamentali del lavoro con le persone. Una differenziazione fondamentale che si fa rispetto all'osservazione è quello del livello di osservazione. Nella prospettiva dell'osservazione dei comportamenti, che era una prospettiva più legata agli anni 60-70, dove si cercava di essere il più oggettivo possibile, aveva l'illusione di poter descrivere dei comportamenti soltanto a livello manifesto, appunto l'osservazione era soltanto dei comportamenti manifesti ed era, per esempio, Maria si alza dal banco 5 volte in 10 minuti.
Qui io sto facendo un'osservazione di un comportamento manifesto. L'osservazione del comportamento manifesto può essere interessante in relazione agli obiettivi, sapendo che però è all'interno di una complessità molto maggiore. L'altro livello di osservazione è l'osservazione a livello latente. Il livello latente è quello che non è manifesto, è quello che risponde un po' alla domanda perché. Perché Maria, quando c'è questo tipo di attività, sente il bisogno di alzarsi 5 volte in 10 minuti? E perché quando c'è un'altra attività Maria invece sta seduta tranquillamente e lavora? Evidentemente l'attività in cui Maria si alza tante volte crea delle difficoltà a Maria, che non riesce a concentrarsi. Oppure la relazione con la persona che sta proponendo quell'attività crea in Maria alcune difficoltà. Quindi non possiamo saperlo. Ecco, il problema del livello latente è che si fanno delle ipotesi di cui l'osservatore si assume la responsabilità. Si chiama, nel livello latente, il modello osservativo è l'osservazione partecipata o l'osservazione partecipe, in cui l'osservatore è consapevole di stare partecipando emotivamente a un evento ed è consapevole di stare facendo delle ipotesi che riguardano anche se stesso nella relazione con quello che sta guardando. Quindi è sicuramente un livello più profondo, ma presuppone anche la capacità di saper restare sospesi rispetto al trarre delle conclusioni immediate, alla generalizzazione e al dare dei giudizi. Questo del dare dei giudizi è un altro aspetto importantissimo dell'osservazione. L'osservazione è sicuramente soggettiva, dicevamo, ma quando noi osserviamo, tendenzialmente proprio a livello cognitivo, gli esseri umani sono abituati a dare dei giudizi. Questo è qualcosa che serve a livello biologico, io dico questo mi piace, questo non mi piace, quello è buono, quell'altro è cattivo, ma a livello professionale questo non è possibile. Io non posso, per esempio, dire Giuseppe è il solito bambino aggressivo, perché nel momento in cui sto dando un giudizio io generalizzo e impedisco ad altre informazioni che mi arrivano da Giuseppe o a eventuali cambiamenti di essere percepiti. Esistono nella letteratura tantissimi esempi, si parla di effetto alone o di effetto pigmalione, queste cose le vedrete poi nella dispensa. Però la cosa importante da sapere è che quando noi osserviamo dobbiamo anche imparare a evitare di dare dei giudizi e di parlare eventualmente con delle frasi ipotetiche anche a se stessi. Forse Giuseppe in questo momento è arrabbiato per questo motivo, invece di dire Giuseppe è aggressivo. Forse, oppure io penso, a mio parere, nell'osservazione sistematica io ho poi la possibilità di collegare degli eventi e di corroborare la mia ipotesi rispetto a quello di cui ha bisogno Giuseppe. In conclusione, osservare non è una cosa semplice ed è qualcosa che si impara riflettendo sull'esperienza. È qualcosa che rimanda alla consapevolezza degli operatori, ma anche rimanda all'assunzione di responsabilità di chi osserva, soprattutto in contesti multiculturali in cui noi non conosciamo molte delle realtà che stiamo osservando, con cui interagiamo, e soprattutto in contesti difficili, di disagio, la cosa veramente importante è avere chiari quali sono gli obiettivi della nostra osservazione, essere costantemente in contatto con se stessi e con le proprie emozioni e imparare a sospendere il giudizio, riflettere su quello che accade e in un processo continuo modificare ciò che si propone e modificarsi in relazione a ciò che si osserva.